Juventus clamoroso! Possibile ritorno di Giraudo e Moggi dopo la sentenza. La Juve è pronta a scuotere i pilastri del calcio italiano con una mossa che potrebbe rivoluzionare il panorama sportivo del paese. In un colpo di scena degno di una partita ad alta tensione, Antonio Giraudo, figura di spicco nel glorioso passato bianconero, ha deciso di alzare la posta in gioco e sfidare la radiazione che lo ha tenuto lontano dagli stadi per anni. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il ritorno di Giraudo è un'ombra che si allunga sul campo di battaglia legale, con il Tribunale di Roma che diventa l'arena di una contesa che promette scintille. È una partita che va oltre i confini nazionali, con i legali dell'ex dirigente che sollevano la questione della compatibilità tra le leggi italiane e quelle europee. Una partita ad alto rischio, dove ogni mossa può essere decisiva. La sentenza su Andrea Agnelli e Maurizio arriva bene e ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, aprendo la strada a un possibile ribaltamento delle decisioni prese in passato. Giovedì la stessa sezione del TAR del Lazio, che per il caso Giraudo nel marzo scorso si era dichiarata incompetente, ha deciso di sospendere il ricorso di Andrea Agnelli e di Maurizio arriva bene per presunta incompatibilità della giustizia sportiva con la normativa UE. Le voci dei tifosi sono divise, con alcuni che vedono nel ritorno di Giraudo un segno di rinnovamento, mentre altri temono che possa portare con sé le ombre del passato. Giraudo non è solo un ex dirigente, ma una figura simbolo di un'epoca della Juventus, un'epoca di successi e scandali che hanno segnato la storia del calcio italiano. Il suo ritorno potrebbe riaccendere vecchie rivalità e accendere nuove speranze tra i tifosi che guardano a questo nuovo capitolo con trepidazione. L'udienza per la discussione del caso è il prossimo atto di questa saga giudiziaria, ma una cosa è certa, è ancora Juve contro FIC, con le due fazioni pronte a darsi battaglia fino all'ultimo fischio dell'arbitro. E mentre il destino di Giraudo pende sulla bilancia della giustizia, i tifosi restano sospesi tra speranza e incertezza, pronti a commentare e a condividere le proprie opinioni su questo intricato capitolo del calcio italiano. La domanda rimane: chi avrà la meglio in questa partita legale ad alto rischio? Se vincerà Giraudo, potrà ricorrere anche Luciano Moggi e sperare in un reintegro nella sua ex squadra?